Buonasera e benvenuti al webinar Gestire infrastrutture OpenStack con Ansible della serie di webinar su OpenStack che stiamo organizzando quest'anno con la rete italiana Open Source. Ansible non dovrebbe mancare nella cassetta degli attrezzi dell'ingegnere infrastrutturale IT. Oggi vedremo una serie di concetti che servono per capire cosa è Ansible e come funziona. Questi concetti sono l'inventario, il playbook, i task, gli handler, una serie di cose che vedremo durante la prima parte di questa presentazione, per poi passare a una fase di demo immediata. E faremo seguire a questa poi una illustrazione dell'architettura di Ansible. Generalmente si fa il contrario, in questo caso però ci sembra più opportuno mostrare prima tutte le caratteristiche di Ansible direttamente da linea di comando, in modo che poi sia più chiaro quello che fa a livello architetturale. Infine vedremo, sempre attraverso degli esempi pratici, come si può utilizzare Ansible su una cloud OpenStack. Ansible è un tool che serve per gestire le configurazioni dei server, ma anche per effettuare le cosiddette orchestrazioni. Le orchestrazioni sono operazioni che hanno a che vedere con il tempo, quindi una sequenza di task che devono essere eseguiti in un certo ordine per poter andare a buon fine la complessiva configurazione. E poi può servire anche come tool di deployment, cioè un tool che ci consente di installare su dei server determinati pacchetti, determinate piattaforme o software. È molto semplice, è agentless, quindi non bisogna installare nulla sul server, eccetto SSH che c'è quasi sempre sui server, e Python. Il lato client utilizza semplicemente SSH. In questo modo riusciamo a pushare delle configurazioni dal nostro client, dalla nostra shell. Si utilizza un linguaggio che si chiama YAML, che significa YAML Line Markup Language, cioè YAML non è un linguaggio di markup, e questo linguaggio serve a scrivere i playbook, che sono degli script particolari che servono per identificare i target e quali sono i task da svolgere sui target. Bene, cominciamo innanzitutto dall'inventario, cioè i target. Una lista di host la possiamo esprimere come con dei nomi oppure anche con degli indirizzi IP. Possiamo organizzarli in gruppi di gruppi. Possiamo anche stabilire opzionalmente delle porte per accedere a questi host. E cosa più importante, possiamo utilizzare dei flat file, cioè dei file di testo o anche dei plugin, come vedremo, per interagire con cloud, ambienti cloud basati su OpenStack, ma anche su altre cloud commerciali. Ecco un esempio di inventario di host. Vedete, molto semplice: i gruppi, web servers, DB servers, tra parentesi quadre, e poi la lista degli host, niente di più. Poi ci sono i playbook, che abbiamo detto sono degli script di task. Quindi i playbooks contengono dei place, i place contengono dei task, una lista di task, e ogni task contiene dei moduli. Questa è un po' la gerarchia dei playbook. I place sono quindi un insieme di task. E si trovano all'interno dei playbook. E i place chiaramente vengono fatti agire sulla lista di host, per esempio quella che c'è nell'inventario. Facciamo un esempio di place. Installa e configura Nginx su tutti i web server. Okay, questi sono dei task che servono per installare e configurare Nginx su una serie di target host. Ecco qui un esempio di playbook. Innanzitutto inizia con 3 dash, 3 meno. Poi bisogna seguire l'indentazione, infatti il linguaggio YAML prevede, diciamo, la semantica attraverso un'indentazione. Quindi si parte con il nome del playbook, che si chiamerà Setup Web Servers. Poi c'è una sezione di target, cioè gli host, che sono web servers. Questi host sono il gruppo web servers che si trova nel file dell'inventario. E poi ci sono i task, tre, in questo caso sono tre task, anche questi hanno un nome. Ogni task poi, come vedete, ha anche dei moduli: nel primo caso il modulo apt, nel secondo caso il modulo template, nel terzo caso il modulo service, con determinati parametri che via via vedremo. Bene, andiamo un po' avanti e torneremo su questo esempio più tardi. Task e moduli: i task chiamano i moduli, quindi ognuno di quei task, come avete visto, ha dei moduli, che sono quelli che poi alterano la configurazione dei server. I cambiamenti però sono fatti in modo idempotente. Cosa significa? Significa che io non chiedo ad un server di installare un pacchetto, ma dico deve essere installato un pacchetto su questo server ed è diverso. Cosa significa? Significa che se è già installato non deve fare nulla. Quindi
Se invece non è installato, lo deve installare per portarsi nello stato di pacchetto installato. E quindi io posso anche eseguire più volte lo stesso comando, ma diciamo, se la prima installo qualcosa, le seconde non installerò nulla. Mi limiterò semplicemente a verificare che è installato. Ecco. Questa è la proprietà di idempotenza. Moltissimi moduli sono a disposizione attraverso Ansible, più di 200. E volendo se ne possono anche scrivere di propri. I moduli fanno tutto: installare pacchetti, eseguire comandi, gestire servizi, copiare file, una delle attività più importanti del sisteminista, cioè quello di preparare i file di configurazione in base a determinati template. Ecco, io attraverso dei moduli posso fare questo. Poi ci sono gli handler. Gli handler sono dei task particolari perché diciamo vengono eseguiti successivamente a certi trigger, quindi ci deve succedere qualcosa affinché i task descritti negli handler possano partire. Generalmente questi handler sono messi alla fine di un play, quindi alla fine di un gruppo di task, e vengono eseguiti una sola volta, non importa quante volte vengono triggerati. E per esempio, dopo aver configurato Apache o Nginx, possiamo fare il setup imponendo con un handler di fare restart o reload del servizio affinché i cambiamenti prendano effetto. Ecco, questo è un tipico trigger di un handler. Altri concetti importanti: variabili, template e fatti. Le variabili chiaramente servono per poter gestire in maniera più flessibile le configurazioni e utilizzare magari lo stesso playbook in diversi ambienti. I template ci consentono di copiare dei file di configurazione e aggiornare solo determinate sezioni di questi file usando le variabili. Questa è proprio l'attività classica, no? Del sistemista. Modificare un file di configurazione in determinati posti con il template, che utilizzano Jinja 2 come linguaggio di templating standard, è possibile fare proprio questo. E poi ci sono i fatti, facts, che sono informazioni collezionate circa i server nell'inventario. Quali informazioni? Beh, non so, indirizzo IP, la memoria, lo spazio disco, una serie di informazioni, sono i fatti che riguardano i server, i gruppi di server, gli ambienti cloud. E quindi utilizzando, diciamo, prendendo dai miei target i fatti, io posso poi utilizzare questi fatti per configurare i server come voglio, applicando determinati settings ai miei template. Torniamo quindi a vedere il nostro esempio di playbook. Vedete, ogni task, dicevamo, ha un nome e poi viene specificato qual è il modulo. E poi ci si deve scrivere, nel caso di apt, ad esempio, è il modulo che installa i pacchetti negli ambienti Debian Ubuntu, ci si scrive il nome del pacchetto da installare e lo stato in cui noi vogliamo che sia il server. Lo stato è presente. Guardiamo anche gli altri stati degli altri moduli di task. Vedete, stato started, stato reloaded, al passato. Quindi, cosa significa? Io voglio che sia in stato di presente il pacchetto Nginx che voglio installare sui server, web server, attraverso il modulo di Ansible denominato apt. Ecco, lo stesso possiamo dirlo per gli altri task che abbiamo denominato Configure Nginx e Start Nginx. Vedete, in questo caso si utilizza il modulo template che non fa altro che pushare il file nginx underscore conf.j2, che contiene tutte le nostre configurazioni, in una determinata destinazione su i server nell'inventario. Raggruppati sotto una denominazione web servers, eccolo qua, etc, nginx sites available site, questa è la destinazione. Notare anche una cosa, che questo task ha la direttiva notify, questa è proprio il trigger che dicevamo, cioè alla fine del play bisogna fare un reload di nginx. Infatti nell'handler, vedete c'è scritto reload nginx, questo handler viene triggerato da questo notify. E quello che fa è semplicemente reloadare, quindi ricaricare il pacchetto Nginx, quindi metterlo in uno stato di reloaded. Perfetto, quindi abbiamo capito un po' meglio che cos'è un playbook. Un ultimo cenno teorico ai ruoli, che
che ci consentono di organizzare meglio e riutilizzare i nostri task e quindi di tenere la nostra configurazione dry. Questa è una parola utilizzata in Ansible per dire non mi devo ripetere, quindi basta utilizzare dei roles che, come vedremo, non sono altro che degli include e ci consentono quindi di includere all'interno di un file dei sottofile, diciamo dei file che poi possono essi stessi contenere altri file e via di questo passo, quindi una gerarchia di file con delle inclusioni tra un file e l'altro. Questi sono i ruoli, no, ci consentono di non ripeterci. Una piccola nota: quando in Ansible si dice dry run è un concetto differente, significa che io voglio eseguire un comando senza eseguirlo davvero, ma in modalità dummy, come si dice spesso nei comandi Unix, cioè non eseguirlo, ma verifica solo che la sua esecuzione non generi errori, non porti a problemi. A parte questa nota, vedremo quindi che nei playbook. I playbook possono diventare dei file molto grandi, oppure posso pensare di utilizzare i ruoli, roles, per riutilizzare file già esistenti e quindi organizzare le cose in una maniera più razionale. Una sorta di incapsulazione, si direbbe in programmazione. I roles vengono espressi all'interno dei playbook banalmente così, come una lista di nomi. All'interno del sito galaxyansible.com c'è una lista di ruoli, cosiddetti ruoli, che vengono condivisi da tutti quelli che appartengono a questa comunità. Diamo un'occhiata, questo è il sito. Vedete, posso fare Browse Roles e qui io ottengo una serie di risultati, MySQL, Nginx, Network Interface, questi si chiamano ruoli. Non è esattamente ciò che ci aspettiamo dalla parola ruoli, ma questo sono dei file pronti che io posso includere all'interno dei miei playbook per non riscrivere da capo quella che è la configurazione di un database, in questo caso MySQL. Infatti, quello che sono, diciamo, quella che è la sintassi dei ruoli, la vedete qui. Vedete, ci sono una serie di configurazioni già pronti di un database MySQL in questo caso. Va bene, adesso passiamo invece a una parte pratica. L'installazione è semplice. Apt-get install Ansible, ci sono ovviamente dei repository che potete aggiungere per prendere le ultime versioni, il key server, il solito. Non è difficile installare Ansible. Quindi andiamo in demo. Vi ho preparato 8 macchine, Debian 871. Piccole con mezzo giga di RAM, 20 GB di hard disk, una virtual CPU. Queste 8 macchine io le ho preparate in un ambiente OpenStack. Vedete qui, eccole qua, sono queste 8 macchine. Le ho messe nella rete Ansible, che è questa qui, collegata tramite questo router alla rete esterna che va su internet. Nel mio ambiente poi c'è anche un'altra rete che si chiama SunriseNet, a cui sono attestati altre due istanze. D'accordo? Quindi questa è la configurazione che io ho preparato con OpenStack. Ma questo a noi no, per il momento non importa, perché noi utilizzeremo Ansible direttamente su questi 8 server utilizzando il loro indirizzo IP. Quindi che siano stati fatti con OpenStack, che siano macchine fisiche, che siano macchine virtuali realizzate con altre piattaforme, poco importa per la prima parte della nostra demo, che adesso in effetti andiamo a cominciare. Prima di tutto andiamo a vedere questo file hosts, che è il file che contiene la lista delle 8 macchine che ho preparato per voi, ognuna con il suo indirizzo IP, come vedete. E vedete che ho raggruppato queste macchine in 4 gruppi, che sono il gruppo dev, il gruppo prod, il gruppo test e il gruppo binario. Notate anche che il gruppo binario è costituito dagli stessi elementi del gruppo test, cosa che è comunque possibile all'interno di Ansible. Ma adesso andiamo a dimostrare l'utilizzo di Ansible su questi gruppi, tanto per capire come si fa a utilizzare Ansible da riga di comando. E questo qui è un comando che noi possiamo tranquillamente lanciare. Vedete Ansible, comando, dev, quindi applica a Yoast nel gruppo dev. Ma dove sono questi host? Sono nell'inventario, l'inventario meno i,
si chiama hosts, il file che vi ho appena mostrato. Cosa devo fare con questi host? Devi lanciare un comando dentro a questi host. Bene, quale comando devo lanciare? Devi lanciare il comando uptime. Ok, e quale utente devo utilizzare per lanciare questo comando? Devi essere Debian come utente. Infatti, si accede a quelle macchine con utenza Debian, essendo macchine Debian. Benissimo, lanciamo il comando e vediamo che cosa succede. Tre successi. Sono riuscito a lanciare il comando uptime all'interno dei tre server che qui vedete elencati, che erano proprio quei tre server che stavano dentro al gruppo dev. Bene, proviamo a fare la stessa cosa, invece di dev ci mettiamo prod utilizzando questo trucchetto molto comodo. Cappelletto dev, cappelletto prod, il comando quindi lanciato sarà il medesimo, ma invece che sui server del gruppo dev, ora li eseguiamo sui server del gruppo prod. E analogamente posso fare la stessa cosa da prod a test, e quindi lo eseguirò su test. Vedete, in un caso io non sono riuscito ad entrare in SSH in uno di questi server, in quanto avevo all'interno del mio file SSH il nonhost con una impronta differente. Quindi vado a correggere questo errore. Rapidamente mi dice anche qual è la riga, il numero 17, la riga che è problematica. Scusate per il piccolo disguido. Ok. Quindi vi dimostro, diciamo, che il server in questione, eccolo qui. Ora può essere acceduto tramite SSH, ok? Non lo farò, ma direttamente utilizzerò di nuovo il comando che ho lanciato prima. Ecco, adesso ho due successi. Vedete, nel caso di successo ho il verde, il rosso quando ho un problema. Ok, andiamo avanti, facciamo altre prove. Per esempio, possiamo anche lanciare un comando differente. Innanzitutto utilizzeremo la dicitura all. All significa tutti i server che sono elencati all'interno del file hosts. Ok. E il comando in questo caso non è più uptime, ma df-h, quindi ci dà lo spazio disco disponibile su questi server. E noi in automatico avremo il risultato comodissimo di tutte le 8 le macchine con il disk free impartito a tutte loro. Vedete quanto è comodo? Ok. Proviamo a dare anche il comando ping, un altro, potete ovviamente utilizzare tutti i comandi che volete. Il comando ping ci restituisce dei rossi, infatti ho disabilitato il ping sulle macchine in questione. Ok, un'altra cosa che possiamo fare è utilizzare invece che appunto la dicitura -m command, quindi impartisce un comando. Posso utilizzare la dicitura script, cioè posso utilizzare uno script invece di un comando. E quindi mi lo devo prima creare. Mi crea un file foo che io ho già creato, eccolo qui. Il file foo è un semplice script che fa due cose, una è uptime e l'altro fa eco e low, non c'è altro. Preparato che ho il file foo, eseguo questo comando. Eccolo qui. Allora il comando appunto viene dato su tutti gli host e c'è invece che un command c'è uno script e bisogna dire qual è lo script. E lo script è lo script che si trova all'interno del file di testo foo. Ok, eseguo. In questo caso vedete ho una cosa interessante, arancione. Quindi verde ok, rosso failed. E l'arancione cos'è? È un success ma con un cambiamento che è avvenuto, perché ho scritto hello dentro i server, quindi ho comandato ai server attraverso lo script di stampare a video hello, eco hello. Quindi ho modificato lo stato dei server, ecco perché ho avuto questo risultato in arancione. Bene, andiamo ancora avanti e diciamo, ma ogni volta devo sempre specificare, diciamo, l'utente Debian? No, si può fare a meno di farlo. Si può creare un file all'interno della cartella group vars e denominarlo come uno dei gruppi di host che abbiamo visto prima nell'inventario. Vediamo cosa c'è scritto dentro a questo file che io ho già precedentemente preparato per voi.
Ecco, c'è scritto semplicemente che l'Ansible SSH User è Debian. In questo modo posso risparmiarmi di scriverlo e quindi il mio file, il mio comando, scusate, diventerà questo. Quindi non devo più specificare appunto l'utente Debian perché il gruppo di host che sto utilizzando è il gruppo binario di cui ho un file all'interno della cartella group vars che mi stabilisce determinate cose che in questo caso sono qual è l'utente diciamo che serve per accedere via SSH. Bene, tutto questo diciamo lo abbiamo fatto attraverso dei comandi e quindi abbiamo un po' rotto il ghiaccio con Ansible. Ecco, qui avete i vari comandi che abbiamo lanciato. Qui avete i vari script che abbiamo utilizzato in luogo dei comandi e qui avete anche la specifica della variabile binario che contiene le informazioni sull'utente SSH da utilizzare. Ma vediamo adesso di fare queste cose attraverso dei playbooks che abbiamo detto essere lo strumento principe con cui Ansible funziona. I playbooks sono scritti in YAML e hanno una sezione target, una sezione variabili e una sezione di task. I target sono chiaramente gli host su cui il playbook deve insistere, le variabili vengono utilizzate all'interno del playbook e i task sono una lista di moduli che devono essere lanciati in un determinato ordine, molto banale. Bene, vediamo un primo esempio di playbook che si chiama primo test YAML e che è così composto. C'è specificato un solo host in questo caso, quindi di tutto l'inventario ne usiamo uno solo perché nel playbook questo c'è scritto. Specifichiamo l'utente Debian, specifichiamo una variabile che si chiama così, motd underscore welcome. Questa variabile c'è scritto dentro Welcome to the Rios Jungle powered by Binario Ethico e noi cosa faremo come task? Faremo una copia, muoveremo quindi diciamo all'interno di questa destinazione sul server target, quindi all'interno di etc/motd, il contenuto di questa variabile e come risultato di questo che cosa avremo? Avremo che il saluto che SSH ci fa sarà modificato, come sapete, no? Modificando il file motd quando entro nella macchina, quando faccio login su una macchina, ho un prologo di saluto che io vado a modificare in questo modo. Quindi questa è la cosa che voglio fare. Notate che il task copy, il task diciamo, anzi il task denominato sample motd che utilizza il modulo copy, cioè il modulo che copia e che poi è specificato anche meglio, no? Il modulo copia con dest e content. Ebbene, questo modulo io lo devo eseguire come root. E quindi, siccome sono entrato come Debian, la prima cosa devo diventare root, devo sudare, quindi c'è un modo di dirlo: become due punti true. Ok, quindi questo è quello che vi farò vedere. Quindi si fa così: si scrive Ansible Playbooks, poi si scrive il playbook in questione e si specifica come sempre l'inventario. In questo modo io vado a vedere a schermo quello che mi restituisce Ansible Playbook. Vedete, mi ha restituito degli ok, due ok e un cambiamento. Ha effettuato quindi il cambiamento che gli ho chiesto, cioè il file etc all'interno del server che vedete a questo indirizzo IP. Perfetto, allora noi entriamoci dentro, avevamo già fatto questa cosa precedentemente. Entriamo dentro questo server. Sì, scusate un piccolo errore di sintassi. Ecco, sono entrato dentro. Vedete, Welcome to the Rios Jungle powered by Binario Ethico. Quindi è cambiato il modo in cui entro all'interno dei server nel modo che volevo. Quindi l'esperimento è riuscito. Facciamo adesso un passo in avanti. Dopo aver visto questo primo esempio, vi ne mostrerò un secondo playbooks che cosa fa? Sempre sulla solita macchina, questa, sempre utilizzando Debian come utente, farà una cosa molto semplice, installerà Apache 2. Ok, quindi il nome del task è installing HTTPD, il modulo è apt, perché siamo su una macchina Debian, il nome del pacchetto da installare è Apache 2
Qui ci sono dei parametri che io voglio imporre a questa installazione, quindi update cache uguale yes e lo stato latest, l'ultima versione di Apache 2. Questo è quello che io andrò a fare adesso. Ok? Perfetto. Allora andiamo a lanciare questo secondo test A, si chiama così la prima parte di questo test. Lancio il test su quella macchina e lui installerà Apache 2 esattamente come volevo. Ci metterà un po', ovviamente un pochino in questo caso, mentre lui lavora, lo lasciamo lavorare. Andiamo un po' avanti e aggiungiamo qualcosa a questo playbook. Quindi la prima parte rimane inalterata, ci aggiungiamo anche una cosa in più, cioè oltre dopo aver o installato Apache 2 oppure verificato che Apache 2 è già installato, proprietà di idempotenza, per favore installa anche questo modulo, mod underscore rewrite. Va benissimo. Quindi, dopo averlo installato, però ti chiedo anche di ristartare. Quindi triggero l'handler che c'è dopo. E che cosa fa questo handler? Niente, fa un restart di Apache 2. Queste operazioni, tutte e tre queste operazioni, vedete, sono sempre fatte come root, quindi come utente Debian che suda. Ok, torniamo un attimo in shell, vedete, ha fatto, ha installato. Vi faccio notare che se io ridò il comando un'altra volta, lo stesso comando che ho dato prima, non avrò più l'installazione di Apache 2 perché l'ho già installato e quindi avrò verde. Vedete qui arancione e qui verde, già installato, tutto a posto, non ho cambiato niente. Ok, aggiungiamo quindi il pezzo di installazione di quel modulo e allora c'è un file, che è questo, che si deve lanciare. Benissimo, lo lanciamo. Lanciamo e vedrete che, diciamo, dopo aver verificato nuovamente che Apache è installato, quindi verde, vedete, è uscito verde, installerà anche il modulo e poi farà running handler, vedi, restart Apache, perfetto. Quattro cose ha fatto, tutte ok, due sono state cambiate, cioè due hanno portato a cambiamenti, cioè ho installato il modulo mod rewrite e poi attraverso l'handler ho fatto restart su Apache 2. Notate che io posso essere anche più verboso utilizzando meno "-v", in questo comando, d'accordo? Quindi avrò più informazioni. Notate anche che in questo caso avrò tutto verde perché il comando è il medesimo che ho già eseguito. E poi posso anche attraverso meno "-step", decidere, per esempio, task per task, se andare avanti oppure no. E quindi dire yes se voglio andare avanti. Quindi uno step alla volta posso dire yes, yes oppure no, e poi posso dire anche C che è continua, cioè ok, da adesso in poi puoi continuare. Questo serve per avere un po' più controllo sull'esecuzione dei playbook. Bene, abbiamo mostrato anche questo. Facciamo qualcosa in più, quindi arricchiamo ulteriormente il nostro playbook, quindi installare Apache, installare il modulo e poi dare anche un paio di configurazioni, cioè invece di utilizzare la porta 80 classica di ascolto per Apache utilizziamo la porta 8081. Per farlo devo andare a modificare questi due file, vedete? Ports.conf and size available 00 default.conf. Questi due file qui, queste due destinazioni, io le devo modificare, quindi devo avere qualcosa che mi va a cercare la linea giusta e mi deve sostituire il numeretto che voglio che venga sostituito. Per farlo utilizzo questo modulo line in file. Vediamo rapidamente nelle slide come questa cosa si fa. Il line in file module, eccolo qui, descritto nelle slide, quindi dest, il file che deve essere modificato come parte del comando. Poi c'è una regular expression che deve essere usata per matchare, diciamo, la linea esistente che deve essere sostituita, e poi c'è line che mi dice la linea da inserire e state che può essere presente o assente. Ecco, questo è il modo in cui si utilizza il modulo line in file. Line in file module, eccolo qui, vedete sempre il nostro solito playbook che ha adesso, dopo i primi due task, altri due task, gli altri due task sono. Diciamo funzionano con il modulo line in file che ha queste caratteristiche. Ok, anche in questo caso, nel caso line in file, chiederemo un restart di Apache 2 e anche in questo caso ovviamente dobbiamo essere amministratori della macchina per poterlo eseguire. Bene, quindi eseguo anche
diciamo, questo playbook, secondo test C, sempre il solito, diciamo, playbook, però arricchito via via con delle aggiunte, e quindi lui rifarà tutta la trafila, vedrà che è installato, vedrà che c'è anche il modulo Mod-Write, e poi ecco qua. Ha provveduto a modificare quei due file, e quindi da adesso in poi Apache mi ascolta sull'8081 invece che sull'80, ed ecco qui il risultato. 6 cose fatte, 3 cambiamenti avvenuti. Ok, possiamo andare ancora un pochino avanti con le nostre slide. E vediamo velocemente, quindi un ricapitolo. Possiamo fare configurazione, deployment, orchestrazione, tutto attraverso questo fantastico linguaggio chiamato YAML. E soprattutto possiamo gestire tantissimi server insieme. E questo è veramente molto comodo perché ci consente di lavorare in maniera semplice e automatizzata. L'automazione è una cosa fondamentale. Tra le buone pratiche dell'automazione c'è certamente quella di definire delle variabili, così almeno possiamo riutilizzare in diversi ambienti quello stesso playbook. Ma ce n'è anche un'altra tra le tante che vi segnalo, cioè non sapendo qual è l'ambiente, il sistema operativo del server su cui io vado ad agire, io posso anche dire: guarda, se è un server Debian, allora utilizza Apt, se è un server Red Hat, allora utilizza Yum. Quindi anche qui posso fare degli step condizionali all'interno dei playbook che mi aiutano per fare cose tipo questa. L'automazione è importante perché si può collaborare, si può facilmente eliminare errori, si può fare un versioning di questi playbooks insieme ad altre persone, quindi si può continuamente migliorare lo script del playbook. Lo si scrive una volta, quindi è tutto molto più bello, eh? Invece di lavorare possiamo oziare. E Ansible è open source, è basato su Python, è agentless, ci consente di fare rollback e quindi di tornare indietro in caso di errori. Si documenta facilmente, come avete visto, il linguaggio è facilmente leggibile sia per un essere umano che per una macchina, quindi davvero l'ideale. E qui vediamo come funziona Ansible. Allora, o si danno i comandi, noi l'abbiamo visto questo, o si scrive un playbook e poi lo si dà in pasto ad Ansible, oppure, e qui la cosa che faremo adesso, si utilizza i facts, cioè i fatti che dà una certa cloud, e poi a questa cloud si vanno ad imporre come target le cose che noi vogliamo imporre. Le possiamo imporre a degli host, a una rete, infatti Ansible si usa anche con le reti, pure se oggi non lo vediamo, e ad una cloud. Vedete, la cloud posso prendere e dare, prendo informazioni, impongo cose, impongo cambiamenti attraverso ovviamente i soliti strumenti che ben conosciamo, playbook scritti in YAML. Moduli che sono dei tool nel tool, li posso scrivere in ogni linguaggio, tipicamente li posso scrivere in Python, ma ci sono anche altre possibilità. E l'inventario. L'inventario è il target, cioè quello che io voglio essere modificato. E poi attenzione, cloud. Infatti, attraverso dei plugin, Ansible funziona tranquillamente con tutte le cloud fondamentali. Noi lo vedremo su OpenStack. I moduli, peraltro, sono molto ben documentati sul sito, ve li andate a vedere, quindi suddivisi per categorie e poi ogni modulo ha nome, sinossi, varie opzioni, descrizioni, quindi ogni modulo quindi, lo potete trovare lì e ci sono anche degli esempi, molto molto comodo. E potete usare Ansible anche quindi per fare rete, per fare continuous delivery, per fare provisioning di macchine, infatti oggi vedremo anche un esempio di provisioning di macchine in cloud. Vediamolo, anzi subito. Eccoci qui. Proviamo adesso a fare questa cosa. Prendiamo come terzo test YAML, quindi questo playbook, e vi faccio vedere che cosa. Che voglio creare una nuova istanza e aggrapparla ad una rete all'interno di OpenStack. Per farlo utilizzo semplicemente questo modulo, OS underscore server. È un semplice modulo che mi mette a disposizione Ansible. Questo modulo colloquia direttamente con OpenStack, ok? Ecco per cosa sta OS. Allora io voglio che il server, l'istanza sia presente, che si chiami VM1, che sia basato su una determinata immagine, questo è l'identificativo dell'immagine di Debian, l'ho cablato qui all'interno, ma posso chiaramente chiedere qual è l'identificativo delle macchine Debian alla mia cloud, posso chiedere quali immagini hai tra queste scegliere, io per brevità cablato direttamente qui,
l'identificativo, la chiave, gli do diciamo una chiave SSH pubblica che serve per poter diciamo, entrare poi nella macchina che vado a creare, region name, timeout, vedete, flavor, la pezzatura, cioè quanto deve essere grande, ho fatto un M1.tiny che sono una macchinetta piccola come le altre già create, mezzo giga di RAM e 20 di hard disk. Scelgo anche la rete che si chiama Ansible Network, anche qui lo sapevo il nome, ce l'ho messo, ma invece che cablarlo posso prima richiederlo, e faccio una cosa su questa macchina tanto per l'esercizio. Ci aggiungo due meta informazioni, hostname test 1 e group master, tutto qua, questo è quello che io farò. Vi faccio notare una cosa, il target è localhost, questo perché? Perché io in questo caso non sto più agendo in SSH direttamente sulle macchine come facevo negli esempi di prima. Vedete gli esempi di prima? Eccone qua uno, adesso ve lo vado a evidenziare. Io dicevo che l'host su cui volevo fare i task era questo, ok? E quindi entravo in SSH su quello. In questo caso invece, sì, lo devo sempre dire, quindi dico che è localhost, quindi la mia macchina locale, ma non sto agendo sulla mia macchina locale, sto agendo attraverso questo modulo su OpenStack. Ok, allora andiamo nella nostra cloud e abbattiamo una delle 8 macchine che ho preparato per gli esercizi. Abbattiamo questa che l'abbiamo già abbastanza martoriata modificando il motd e installandoci cose dentro. Quindi Apache 2 con configurazioni, la abbatto, ok, perfetto, e a questo punto noi andiamo a lanciare il terzo test via, si lancia il terzo test che non farà altro che creare un'istanza dentro ad OpenStack. Questa istanza si chiamerà VM1. Vediamo se funziona. In questo momento, ovviamente, sta passando tutte le informazioni di autorizzazione che sono state, diciamo, inserite all'interno di un file che, insomma, le raccoglie, login, password per entrare all'interno della cloud OpenStack. Ecco qua, fatto. Vediamo che cosa è successo, vediamo se l'ha fatto veramente. Andiamo a refreshare le istanze presenti su questo tenant OpenStack ed eccola qua, la macchina VM1 creata da Ansible. Vediamo che nelle meta informazioni, nei metadata, ci sono proprio queste due meta informazioni che noi abbiamo scritto, test 1 e master. Vi ricordate? Eccole qua, ci sono. Quindi è proprio una macchina che mi ha creato Ansible e quindi... Ok, due cose ho fatto, sono andate tutte e due a buon fine, cambiamenti 1 e rappresentati proprio dall'iscrizione di queste meta informazioni. Ok, vi dicevo che oltre a fare cose, quindi a fare dei setting su cloud, posso anche fare get, cioè prendere delle cose dalla cloud. Lo vediamo con un quarto esempio che è davvero semplicissimo. Eccolo qui, quarto test YAML, d'accordo? Vedete sempre sul localhost perché non sto agendo su indirizzo IP, ma sto agendo su una cloud. In questo caso i task sono banalmente questo è l'unico task, OS underscore networks underscore FATS. Questo è il modulo che io chiamo, non do nessun parametro, quindi due punti, niente. L'unica cosa che farà sarà andare a chiedere alla cloud target, per favore mi dici quali sono le reti che tu hai? E questo, e subito dopo io le stamperò a video solo perché mi occorre farvele vedere. Quindi questo è solamente un mostrare attraverso il modulo debug e attraverso questa variabile, mostrare a video quello che il modulo ha preso, quindi i fatti, facts che ha tirato fuori da OpenStack. Allora, facciamo questo quarto test. Quarto test eseguito. Vado a gather facts, vedete, ottimo, fatto. Guardate qui, mi ha detto ci sono tre reti. Le tre reti sono Ansible Network, che era quella che vi ho fatto vedere prima, Sunrise Net, vi ricordate prima vi ho fatto vedere che ce n'era una seconda, e poi XNet 01, cioè la rete con cui si va all'esterno, la rete che serve per andare all'esterno. Ok,
che sono proprio le tre reti che voi potete vedere all'interno di questa topologia di rete mostrata da OpenStack. Guardate qui. Eccola qua, rete esterna, rete Ansible, Ansible Network, rete Sunrise Net, c'è tutto. Vedete? E io questi facts li ho tirati fuori da qui, li ho chiesti con un semplicissimo banale modulo. Ok, diciamo ci avviamo al termine di questa presentazione. Per utilizzare questi Ansible Cloud Modules dovete installare Python OpenStack Client e Python Shade, quindi ricordatevelo di fare se lo volete provare voi. Vediamo online i moduli che sono presenti sul sito Ansible Cloud Modules. Vedete che oltre a OpenStack ci sono molte altre cloud che possono essere utilizzate commerciali. Andiamo direttamente al nostro modulo. Il modulo che abbiamo utilizzato è OS underscore server. Vediamolo linkato fra questi. Eccolo qui. Come vi dicevo, ogni modulo, anche questo, ha una sua sinopsi, requirement, options. Ok, noi abbiamo utilizzato questo modulo. E qui ci sono alla fine anche degli esempi per utilizzarlo. Perfetto. Vi voglio solo parlare in chiusura di Ansible Tower, che è un tool invece commerciale a pagamento che potete, diciamo, trovare sempre sul sito di Ansible e che non è altro che una user interface che utilizza le API di Ansible e quindi rende un po' più semplice la vita di chi deve occuparsi di operations all'interno di un'infrastruttura. In realtà, come avete visto, la shell è anche molto facile, però d'accordo, c'è anche l'Ansible Tower, che non è altro che appunto uno strato, questo in rosso qui, che si va a mettere sopra Ansible e utilizza le sue API e fornisce quindi un comodo strumento visuale. Ci sono tante risorse online che potete trovare, tanti roles di Ansible, tanti playbook pronti all'uso per installare LAMP, per installare Proxy High Availability, Nachos, JBoss. Potete anche vedere un webinar sulla network automation, c'è cioè tutta una componente di network automation molto interessante che Ansible consente di attuare. Ci sono documentazione fatta molto bene sul sito, i moduli ve li ho fatti vedere, c'è l'Ansible Tower, c'è discoveransible.com da cui abbiamo tratto molto materiale di questo webinar. E non mi resta quindi che darvi appuntamento a la prossima volta, tra un mese, con Immutable Infrastructures e con la nostra serie di webinar sulla cloud automation. Quindi rimanete collegati con noi e grazie per averci seguito. E vi voglio anche ricordare che stiamo per lanciare dei corsi di OpenStack, 3 giorni full immersion, sporcandosi le mani, tipici per chi fa operations, chi è network admin, security architects, maggio e giugno 2017, Roma, Bologna, Milano, Bari. Seguiteci binarioetico.it per sapere le informazioni. Con questi corsi, peraltro, potete anche prendere le certificazioni che sono disponibili sul mercato. Questo è davvero tutto. Non mi resta che salutarvi. Buona serata a tutti.